creare una campagna educazionale nei confronti dei cittadini, perché comprendano che le persone che sono impegnate in questo difficile compito e ruolo sono a loro disposizione per salvare loro la vita. Le frequenti aggressioni in ospedale rappresentano un'emergenza sociale da gestire in fretta e in tal senso l'amministrazione comunale di Foggia intende avviare un percorso di supporto al personale medico attraverso una campagna di sensibilizzazione e informazione in sinergia con l'Ordine dei Medici e valutando inoltre con l'Avvocatura le modalità per la costituzione dell'ente come parte civile nelle azioni giudiziarie da intraprendere accanto alle vittime. Nelle scorse ore una delegazione di medici è stata accolta a Palazzo di Città. È emerso una linea, come posso dire, comune, istituzionale da parte dei sindacati e delle persone coinvolte anche in prima persona di iniziare un percorso di legalità e di rispetto verso i ruoli e verso chi lavora al servizio poi sostanzialmente della società, quindi se si è all'unisono in tutto quello che bisogna fare, si lavora bene anche in ospedale per assistere degnamente tutti gli utenti, insomma. Ovviamente bisogna ripristinare assolutamente quelle che erano le condizioni che c'erano molti anni fa e che ormai sono scomparse in molti pronto soccorso, cioè quello di avere un posto di polizia fisso che affianchi i sanitari dei pronto soccorso e che sia una garanzia per tutti, anche per i cittadini, delle condizioni di sicurezza che devono essere assicurate ai lavoratori, ai professionisti, ma anche agli utenti.